Ciao a tutti amici ed eccomi tornata dopo un po' di tempo con una nuova recensione. Infatti mi piace prima finire tutti i prodotti che ho prima di acquistarne e sperimentare con altri, sia per una questione di sostenibilità sia per non sprecare insomma quello che abbiamo. Oggi proverò due prodotti nuovi, una crema della linea Cantù che come sapete è uno dei miei marchi preferiti e poi un gel della linea EcoStyle. Questa crema Cantù l'avevo regalata tempo fa a mia sorella e si era trovata molto molto bene, però non l'avevo mai provata, o forse l'ho provata una volta da lei, ma non ricordo, quindi l'ho riacquistata. Il prezzo è molto conveniente, medio-basso per essere una crema per capelli, gli ingredienti sono molto puliti e nutrienti. E ora la applico col mio solito metodo. Generalmente non ho tantissimo tempo per lo styling, mi piace finire presto. Il metodo che uso per fare lo styling è applicare una buona dose di prodotto su ogni ciocca, tirarla per bene, fare in modo che sia tutta ricoperta dal prodotto e che l'assorba bene, e dopodiché pettinare. Uso una spazzola a denti stretti, va benissimo anche la Denman Brush, anzi, anche meglio se l'avete. E sto attenta a applicare il prodotto anche sul retro della testa, perché normalmente è la zona che fa un pochino più di frizz e nodi. Questi sono i capelli che normalmente perdo solamente facendo lo styling, più quelli che ho perso già nella doccia, quindi dovrei avere metà testa di capelli in volume, però insomma sembra che sia tutto a posto. La crema è bella densa, ricca, facile da spalmare, però i capelli devono essere ben umidi. Il gel lo provo ora. Davvero non avevo nessuna idea di come potesse essere. Ho guardato alcune recensioni, però finché non lo provi sui tuoi capelli non lo puoi sapere. È molto molto denso e colloso, come vedete dal video. Ha un buon profumo di pulito e lo applico adesso sulla parte davanti dei miei capelli. Mi sono fatta la frangetta da sola, infatti, quindi lo applico, faccio un po' di dito lisso per andare a definire i ricci che poi saranno la cornice del mio volto. È un pochino difficile da mettere sui capelli, sto facendo un po' di fatica e soprattutto tende ad allisciarli perché davvero ha una tenuta molto molto forte, quindi vi consiglio di fare uno scrunch o la dito lisso, qualsiasi altra tecnica per ridefinire il riccio una volta che applicate il gel. Lo applico anche sulle parti laterali dei miei capelli, che sono quelle più secche generalmente, con meno definizione. Continuo lo styling e faccio in modo che tutta la testa sia uniformemente ricoperta da entrambi i prodotti. Dopodiché, col mio asciugamano di microfibra, tampono i capelli e l'eccesso di acqua e faccio uno scrunch. Eccoci pronti, qui vedete l'effetto dopo aver applicato il prodotto, i capelli già tendono ad arricciarsi molto e questo è un buon segno. Infatti, non per niente si chiama Cantu Curly Activator. Activator. E come al solito raccolgo i capelli in uno chignon, aspetto pazientemente e non li tocco nel frattempo. Ci vediamo quando i capelli saranno 100% asciutti. Ciao amici, volevo mostrarvi l'effetto dopo l'applicazione di questi due nuovi prodotti. Ho lavato i capelli, ho fatto lo styling ieri, poi stamattina sono uscita, il tempo non è dei migliori, è nuvoloso, umido, ha piovuto, quindi se vedete un po' di frizz è per quel motivo, che in realtà non mi dispiace neanche molto perché dà un effetto più voluminoso. Allora, devo dire che dopo un paio di applicazioni, perché l'ho comprato già da un po' di tempo, sono molto soddisfatta di questo prodotto e penso che sia il prodotto della linea Cantù che mi piace di più di quelli che ho provato. Trovate la recensione degli altri prodotti che ho provato in un altro video nel mio canale.
Gli ingredienti sono molto buoni, è ricco di oli e anche di burro di karité che comunque contribuiscono a nutrire e idratare il riccio e a valorizzare la sua forma. Può essere utilizzato come unico prodotto, secondo me, perché dà già abbastanza definizione ai ricci. L'unica osservazione che ho è che ho notato che se i capelli, soprattutto se tendono al secco o al crespo, non sono ben umidi quando applichiamo il prodotto, potrebbero non assorbirlo bene e quindi dare un effetto un po' filamentoso, crespo, perché comunque questo indurisce un po' i ricci se ne si usa tanto e se non sono ben idratati potremmo ottenere l'effetto un po' elettrico, non so come spiegarlo. Quindi mi raccomando, prima di applicarlo i capelli devono essere ben umidi, come al solito non grondanti di acqua, però belli idratati. Devo dire che resiste anche molto bene all'umidità, perché appunto sono uscita, pioveva, ma comunque la definizione del riccio c'è ancora. Spero che vediate bene, adesso vi faccio vedere più da vicino. Poi adesso, ok, ho il mio nuovo styling perché io dopo un po' di mesi ho voglia di cambiare per quanto riguarda i capelli, quindi faccio cose, mi sono tagliata la frangetta da sola, è un po' spuntato, scalato i capelli in modo molto semplice. Quindi sì, questa è una nuova testa, però sono molto soddisfatta. Invece, questo gel che ho visto tantissimo nelle recensioni su YouTube, soprattutto di ragazze con i capelli afro. Allora, anche questo ingredienti puliti, molto piacevole, l'odore e tutto il resto. Devo dire che è molto molto denso e quando lo mischiamo con l'acqua diventa un po' colloso, quindi è difficile da stendere sui capelli. Questo infatti forse è stata anche colpa mia perché ho preso di questa linea questo col maximum hold 10, potenza 10, quindi diciamo che è fatto più per degli styling particolari tipo i ricci effetto bagnato oppure per le code, le chignon ricci quando vogliamo ottenere questo effetto quasi liscio vicino alla testa e poi il resto dell'updo riccio, quindi per questo funziona bene, per i baby hair funzionerebbe benissimo, io non me li faccio, non ne ho tanti come vedete. Però devo dire che va bene, soprattutto sulle punte dei capelli, che le mie tendono un po' ad aprirsi essendo un po' secche. Quindi, come complemento dello styling, direi bene, però non è uno dei miei prodotti preferiti e non lo userei sempre per il mio styling. Quindi, questo Cantu Curl Activator è il prodotto con cui andrei dappertutto senza aver paura di trovarmi con ricci che non mi piacciono. Questo sarà il mio nuovo stile per un po' di tempo. Non ho paura di questa frangetta perché quando non mi piace basta che sposto, i capelli più o meno stanno anche laterali. Ok, adesso hanno preso la forma, però così vi voglio far vedere anche l'effetto su tutti i capelli, così vedete bene la definizione del riccio. Questa frangetta riccia può piacere come non piacere, i miei amici erano divisi, metà hanno approvato, altri no, ad essere onesta non mi dispiace, come ho detto mi piace cambiare ogni tanto. Fatemi sapere se anche voi avete la frangetta riccia o l'avete avuta o non vorreste mai provare questo disastro. Ed ecco. Questo comunque è l'effetto, oh finalmente si vede bene, sui ricci, definiti, non duri. All'inizio sembra che il prodotto li irrigidisca un pochettino, ma poi una volta asciugati e comunque quando passa una notte diventano morbidi e tengono la definizione. Quindi il cast, cosiddetto cast, che è questo involucro di gel che si crea all'inizio appena fatto lo styling, se ne va. Un'altra nota su questo gel è che bisogna stare un po' attenti perché quando si applica, se voi applicate il gel lisciando i capelli con le mani, perché a volte io lo faccio per far penetrare bene la crema, il riccio rimarrà liscio con questo gel perché è davvero forte.
Quindi vi consiglio, una volta applicato, fate un po' di dito lisso, comunque lo scrunch per far ritornare il riccio, altrimenti ve lo liscerà. Però sarei curiosa di provare lo styling effetto bagnato. Fatemi sapere se potrebbe interessarvi, che magari sperimenterò più avanti. E niente, quindi questo è l'effetto. Mi sento un po' streghetta che deve andare all'accademia. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me come al solito, vi mando un bacio e alla prossima.